Enea Silvio Piccolomini nacque nel 1405 a Corsignano, un'antica borgata toscana di origine oscura e dal nome romano, che apparteneva da tempo alla sua ricca famiglia. Nel 1458 quel ragazzo diventerà papa col nome di Pio II e come primo desiderio dei suoi nuovi, immensi poteri, deciderà di trasformare il piccolo e anonimo borgo natale in una città, per di più progettata da un grande architetto, Bernardo Rossellino, col fine di farne la città ideale vagheggiata dall'umanesimo. Quel borgo da allora si chiamò Pienza. Ogni angolo racconta una storia, ma è Piazza Pio II ad essere il capolavoro di tutta l'impresa. Al centro, la bella facciata della cattedrale dedicata all'Assunta, disegnata dallo stesso Rossellino secondo i più puri criteri rinascimentali.